Siete pronti ora? Ah. Io non la presento perché non ce la posso fare. So già che la accoglierete con un applauso enorme. Sale sul palco Teresa Bellanova. Per questa presenza contagiosa. Grazie per l'entusiasmo e per la passione che avete trasmesso a tutti noi. Grazie per la competenza, per la voglia, per il contributo che avete dato nei tavoli. I nostri tavoli di confronto sono pezzi del programma politico e programmatico. Sono il profilo di quello che è e che sarà la nostra forza politica. Con il vostro contributo abbiamo irrobustito la casa, perché oggi nasce la nostra casa, la casa dei riformisti, la casa che vogliamo solida, ampia, accogliente, generosa. La casa dove gli uomini e le donne hanno pari opportunità. La casa dove se arriva un ragazzo e ha una grande leadership gliela si lascia esercitare. Non ci si impegna per distruggere, per contrastare. La casa dove le donne non vengono ammesse solo in cucina e nei caminetti poi vanno solo gli uomini. La nostra casa dice che le donne devono stare ovunque, un uomo e una donna. Nella nostra casa c'è il riconoscimento della differenza di genere, del pensiero che le donne hanno prodotto in questi anni. C'è il riconoscimento delle leadership femminili. C'è che tutti possiamo concorrere alla pari a svolgere funzioni quando si tratta di organizzare una manifestazione, quando si tratta di parlare, quando si tratta di portare avanti la battaglia politica, riconoscendoci, perché vedete, altro che il mio vestito, quello che è stato contestato è che Italia Viva e Matteo Renzi hanno detto che io posso stare lì alla pari di quelli che da decenni svolgono funzioni. Questa era la contestazione vera. Italia Viva non è frutto di una scissione. Italia Viva è una scelta di chiarezza. Chi viene dalla mia storia sa che le divisioni sono dolorose e io le divisioni non le ho mai fatte. In questa occasione non si poteva fare altro perché c'erano troppe litigi, troppe discussioni, troppe bande armate che si combattevano senza far capire perché ci si stava dividendo. Abbiamo fatto chiarezza perché io e tanti di noi siamo stanchi di litigi inutili. Siamo stanchi di doverci guardare alle spalle, amico nemico, non dovrebbe esistere in politica e ancora meno all'interno dello stesso soggetto politico. Ma Italia Viva non è solo la casa di quelli che ne hanno lasciata un'altra. Italia Viva è soprattutto la casa di quelli che una casa non l'hanno mai trovata e di quelli che vogliono dare un contributo importante. Italia Viva vuole intervenire su questo. Italia Viva dice a chi ancora in queste ore sta utilizzando toni molto aspri,
Forse quel progetto politico che doveva mettere insieme due culture riformiste non si è mai realizzato, perché altrimenti io vi chiedo e mi chiedo: ma perché si è tenuto distinto il patrimonio dei due partiti fondatori del Partito Democratico? Perché il patrimonio economico è stato messo al riparo in modo separato rispetto al Partito Democratico? E allora poca ipocrisia! Noi mettiamo in campo oggi un soggetto vero, riformista, dove tutti devono sentirsi a casa propria, senza chiedersi da dove vengono ma dove vogliono andare e il contributo che vogliono dare a questo Paese. L'Italia Viva non è una forza che vuole perdersi nella polemica. Italia Viva è una pratica riformista. E la pratica riformista di questo Paese dice che noi siamo chiamati con grande responsabilità a misurarci con lo sviluppo sostenibile. Uno sviluppo sostenibile che deve essere ambientale, sociale ed economico, perché spesso si dimentica questa complessità e si accarezza l'onda sulla quale si possono prendere gli applausi. Noi dobbiamo combattere, noi nasciamo anche per combattere la cultura del no e per dire: noi siamo la proposta che vuole risolvere i problemi del presente e vuole costruire il futuro. Noi sappiamo che l'emergenza di questo Paese non sono gli ultimatum, i penultimatum, le guerre per bande. L'emergenza di questo Paese si chiama lavoro, e si chiama lavoro per i ragazzi e per le ragazze, si chiama lavoro per quelli che hanno impegnato una parte importante della loro vita nello studio e che non riescono a mettere a frutto le loro competenze. E allora, se l'emergenza si chiama lavoro, noi dobbiamo affrontare i temi dai quali deriva quell'emergenza, la crisi. La crisi in questi anni, la crisi negli anni passati, da quando si parlava di declino industriale dell'Italia, la crisi ha impoverito, ha lacerato, ha creato solitudini. E Italia Viva vuole essere all'altezza di queste risposte. Italia Viva dice che la nostra ambizione è quella di parlare all'Italia che si è rimboccata le maniche, all'Italia che ha lavorato e prodotto, all'Italia che ha investito, a quei lavoratori che hanno retto, che hanno strinto i denti, hanno cercato di portare avanti la loro azienda, ma anche a quegli imprenditori che hanno investito quando chi stava al governo cercava di spingere fuori gli investimenti. Perdeva credibilità il Paese attraverso le loro azioni. Italia Viva è la forza politica che vuole rispondere a quei cittadini e a quelle cittadine che chiedono alla politica, alle leadership, di avere coraggio. Il coraggio che si deve avere quando si affrontano temi scottanti. Camminare sui tappeti rossi è facile per tutti. Gli applausi sanno prenderli tutti. Bisogna saper ricevere anche le critiche, le contestazioni e saper argomentare il perché si stanno facendo le scelte. Se il nostro Paese ritiene che all'inquinamento, ai disastri ambientali, alle tante disattenzioni che si sono avute nel passato, si deve rispondere con le soluzioni. Non ti puoi girare dall'altra parte e un giorno fare un decreto che dice che devi salvare l'Ilva e il giorno dopo ritirare quel pezzo, perché altrimenti sei contestato. Perché se tu non affronti quella criticità, il risultato è che lascerai una nuova Bagnoli, lascerai una città stuprata con l'inquinamento e manderai a casa lavoratori, persone che invece devono sentirsi accolti dallo Stato e ripagati del sacrificio che hanno fatto, anche quando non si è tenuto conto del rispetto della loro salute e della salute dei cittadini di quella città. Ecco, questo è il riformismo
a cui noi ci richiamiamo. È facile dirsi riformisti, poi bisogna dire declinare la pratica politica che si mette in campo. Alla povertà noi lo sappiamo che non si può rispondere né solo con l'emozione, né girandosi dall'altra parte, né contemplando i poveri. Alla povertà bisogna rispondere avendo il coraggio di fare delle scelte e di darsi delle priorità. E allora alla povertà bisogna dire che si risponde investendo, innovando, puntando sulla ricerca, puntando sulle imprese che investono, portando il sistema produttivo a competere sulla qualità per portare i prodotti più lontani che devono dare redditività alle imprese, perché se non produci ricchezza non puoi avere lavoro buono, non puoi neanche avere una politica della redistribuzione. E allora per noi riformismo significa questo. Significa sostenere gli investimenti, significa sostenere le persone che devono trovare reddito in un sistema produttivo che compete in modo leale. La solitudine. Alle solitudini non si risponde alimentando la rabbia, accarezzando il rancore. La piazza di San Giovanni non risponde alla solitudine, ne crea di nuove, e a quelli che non sono capaci di vedere la differenza tra il Papete e la Leopolda, a quelli che non sono capaci di vedere la differenza tra piazza San Giovanni e questa magnifica partecipazione, noi diciamo: voi avete un grave problema, avete un grave problema, perché siete animati dal rancore. A quelli che non vedono, noi diciamo: Italia Viva nasce perché vuole rispondere con una società inclusiva, solidale, dove la ricchezza a casa nostra, la ricchezza è diversità, la ricchezza è riconoscere tutti i punti di vista, riconoscere le diverse condizioni. Noi sappiamo che la solitudine possiamo curarla costruendo una rete di solidarietà, costruendo alleanze, parlando al terzo settore come un punto fondamentale per prendersi cura delle persone che non ce l'hanno fatta, e non invece individuando il terzo settore, le ONG, quelli che si prendono cura degli ultimi come i nemici da contrastare e combattere. Ecco, il terzo settore per noi è competenze e saperi, è in Italia Viva troveranno un luogo di confronto, di ascolto e di costruzione nella rispettiva autonomia di scelte politiche e di governo. Alle lacerazioni sociali e territoriali non si risponde con gli slogan, creando ulteriore contrapposizione, ma con la ricerca che deve portare ad ampliare le tutele, ad ampliare le opportunità, perché è mia ferma convinzione che chi ce l'ha fatta non è un nemico. Chi ce l'ha fatta deve essere riconosciuto come buona pratica, per essere da esempio anche agli altri, perché ce la possiamo fare, perché noi dobbiamo dare fiducia in questo Paese, perché chi ce l'ha fatta per merito, e il merito è di sinistra, a quelli che pensano che tutti possono avere tutto. Noi vogliamo dire che il merito è di sinistra, e il merito, che si tratti della selezione delle classi dirigenti, che si tratta di concorsi, che si tratta di dirigenti da individuare nella pubblica amministrazione, il merito è il nostro unico parametro di misura, e su questo vi sfidiamo, perché non siete stati in grado di fare questa scelta in passato. Italia Viva dice che alle contraddizioni, alla precarietà, ai problemi
con i governi che abbiamo gestito noi, abbiamo dato risposte ai lavoratori agricoli sfruttati, abbiamo detto la legge contro il caporalato, ma alle imprese che non ce la fa abbiamo detto combattiamo per l'etichettatura, perché insieme questi soggetti devono collaborare e costruire le condizioni per liberarsi dal sistema criminale e mafioso. Ma ci sono tante altre precarietà, ci sono quelle dei giornalisti. Quanti giornalisti incontriamo tutti noi che facciamo politica, che sono precari, che vengono pagati un tanto al pezzo e che non sono in condizione di esercitare le loro funzioni. Allora lì forse devi parlare di equo compenso, ma ci sono tante altre precarietà. I ricercatori, quelli che sono stati tenuti nel limbo della precarietà, meritano una risposta. Ecco, queste risposte in quale perimetro si creano? Molti parlano di Europa solo nei 40 giorni di campagna elettorale. Noi di Europa vogliamo parlare da adesso, perché queste contraddizioni le affronti lì. Se hai politiche industriali europee, se hai un'idea di sviluppo europeo, se la competizione è fatta con le regole che definisci a livello europeo, e anche se sei sfidante con i rappresentanti sociali, perché la contrattazione europea deve portare all'armonizzazione, perché lo Stato sociale europeo deve dare garanzie a tutti i precari degli altri paesi, ma anche dell'Italia. Questa è la sfida che noi lanciamo, altro che polemiche insulse. Noi vogliamo esercitare tutto questo ruolo. Allora, diciamo che quando parliamo di quota 100 non stiamo attaccando quelle persone che hanno il diritto di pensare di dover andare prima in pensione. Stiamo dicendo che una politica riformista si dà una priorità, esattamente come ha detto Matteo Renzi ancora in questi giorni. Tra chi ha un posto di lavoro e uno stipendio garantito e il lavoratore agricolo e il lavoratore edile e il carpentiere che a 67 anni non può stare sul ponteggio, ma è stato lasciato sul ponteggio da quota 100. Alle donne noi diciamo facciamo una scelta che è di rafforzamento della politica del governo, e questa scelta dice che noi dobbiamo mettere le risorse laddove servono, per sostenere la crescita, per sostenere le famiglie e per dare ai nostri figli e alle nostre figlie un'opportunità non di avere un po' di assistenzialismo, ma di avere un lavoro vero e di sentirsi utile alla costruzione di un progetto. Io vi ringrazio, oggi siamo tutti più forti, oggi la nostra casa mette nuovi mattoni e su questo insieme andiamo a conquistarci il futuro.